Nel 1979 nasce l'Istituto RIZA di Medicina Psicosomatica, composto da medici, psicologi e psicoterapeuti con lo scopo di studiare l'uomo nella sua globalità di mente e corpo. Da qui la visione olistica che propone una lettura simbolica dei disturbi che ci affliggono, mai casuali, bensì messaggi di un preciso malessere interiore. A questa interpretazione si rifanno tutte le attività dell'Istituto RIZA e 4 mensili nati dalla sua esperienza venticinquennale. RIZA Psicosomatica. Ogni mese un viaggio all'interno di noi stessi per affrontare i disagi della vita quotidiana dal lato giusto e trovare le risposte utili al nostro benessere. Per vincere ansia, depressione, attacchi di panico, insonnia. Salute Naturale, l'unica rivista che seguendo i cicli vitali delle stagioni fa conoscere i principi attivi e l'energia della natura, per poterli utilizzare al meglio. Dimagrire, il mensile per chi non vuole ingrassare e per chi desidera perdere peso senza diete o inutili rinunce. Mese per mese i cibi alleati e quelli killer, i profumi e i consigli psicosomatici per rimettersi in forma. RIZA Scienze, scoprire in modo semplice e pratico le tecniche che orientano la vita al benessere psicofisico, dalle discipline olistiche a quelle psicologiche, dalla New Age all'ecologia della mente. Le attività formative dell'Istituto RIZA comprendono la scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicosomatico rivolta a medici e psicologi e legalmente riconosciuta. I corsi brevi rivolti al pubblico per ritrovare salute e benessere, l'autostima, la dieta psicosomatica, l'arte di comunicare, la rinascita interiore e la ricerca del talento. La scuola di naturopatia. Un corso quadriennale rivolto a naturopati che si tiene nelle città di Milano, Bologna, Roma, Verona e Torino. Il naturopata è una figura professionale nuova che dal campo dell'assistenza a quello del massaggio e della fisioterapia, dal fitness alla prevenzione e all'estetica olistica, può aiutare ciascuno di noi a vivere più in sintonia con la natura. Il corso di naturopatia è indicato sia a quelli che si avvicinano per la prima volta a questa realtà, dalla quale si aspettano nuovi sbocchi professionali, sia a quelli che già svolgono attività di fisioterapista, infermiere, erborista, operatore del settore estetico, personal trainer, insegnante di ginnastica, di fitness o altro ancora. Della stessa collana fanno parte gli attacchi di panico. Il panico è un'ondata di energia sconvolgente, travolgente, che incalza le pareti della nostra interiorità. La depressione, come prevenirla? La depressione la previeni quanto più cerchi la tua creatività, il tuo talento, la tua natura. La depressione, come vincerla? La depressione sta a indicare che tu non stai fiorendo più, fino al punto in cui il cervello sembra mettere in atto un meccanismo di azzeramento totale, di stop alla vita. Posto fisso, certezze solide, sicurezza economica e affettiva. Questi sono stati i veri grandi protagonisti degli ultimi 50 anni. Ma se finiamo per convincerci che la vita sia tutta qui, quando questi diventano gli unici valori attorno a cui gira l'esistenza, ecco arrivare l'ansia. Cioè l'insinuante paura di perdere tutto in un secondo. Ma se fosse questo il suo messaggio? Se l'ansia volesse dirci, attento, ciò su cui basi la tua vita è senza valore. Poco importa che gli obiettivi siano stati centrati o no.
L'ansia svolge comunque la sua funzione determinante. Spazza via la nostra mentalità inconsistente, quella che si rivela inadatta a costruire la nostra vita su basi solide. In Occidente, 400 milioni di persone accusano disturbi d'ansia. Sono in leggera prevalenza donne, in una fascia d'età compresa fra i 30 e i 50 anni. Le categorie più colpite sono i lavoratori dipendenti, i genitori, i manager. Con un dato che si fa sempre più evidente, la preoccupazione dei giovani in cerca di primo impiego. In Italia ne soffrono 16 persone su 100 e i grandi ansiosi sarebbero tra il 5 e l'8% della popolazione. In particolare il 21% dei ragazzi fra gli 8 e i 17 anni soffre di qualche forma d'ansia specifica o generalizzata e il 15% dei bambini di 6-7 anni soffre di forme ossessivo-compulsive. Potremmo dire che l'ansia è tutta la vita che non viviamo, che non abbiamo vissuto, che non vogliamo vivere. È più che mai la rappresentazione del nostro non voler perdere la testa, del nostro voler metterci sempre al posto giusto, nel momento giusto, del saper sempre cosa fare. Ecco, l'ansia ci ricorda che tutto questo in un attimo viene spazzato via, sparisce. Se partiamo da qua, possiamo vedere che tanto più forte è la resistenza, tanto più forte è la voglia di controllarla e tanto più l'ansia verrà inesorabilmente a trovarci. Mi piace pensare che l'ansia sia il simbolo di una vita che forse è sprecata. Noi siamo ansiosi perché stiamo perdendo il senso della vita, perché non ci sentiamo utili, necessari, perché ci sembra di non servire a qualcuno o qualcosa, perché non sappiamo dove stiamo andando, perché forse non c'è un senso nelle cose che facciamo. E paradossalmente perché viviamo tutti nella testa, in alto, no? Siamo sempre lì a controllarci, a dirci se andiamo bene, se non andiamo bene, a ragionare per il futuro, a preparare la vita che verrà. Ogni amore che incontriamo siamo lì pronti a condizionarlo, a vedere quanto farlo durare, a sapere se durerà. E invece l'ansia ci ricorda che l'energia vitale vive nel senza tempo e che ci chiede, come ci chiedevano un tempo gli dèi, di essere accettata, vissuta. Possiamo dire che l'ansia è l'energia vitale che non hai vissuto. È il fatto che ti stai risparmiando, è il fatto che stai credendo di essere quello che in fondo non sei. L'ansia è energia vitale che abita dentro di noi. Funge da richiamo per la nostra attenzione, ci mette sul chi va là, ci orienta e ci stimola a realizzare obiettivi a volte indispensabili per la vita stessa. Non c'è da stupirsi, quindi, che accompagni l'uomo da sempre. È presente al nostro fianco sin dall'età della pietra. A quei tempi era certamente un'ansia naturale, positiva, che serviva da campanello d'allarme per sopravvivere in un ambiente carico di minacce e fungeva da propellente per soddisfare i bisogni primari, fondamentali per l'individuo e la specie. Via via che la civilizzazione è andata crescendo, si è affermata un'ansia di successo personale, di popolo e di razza, ovvero l'ansia di potere e di conquista per ottenere prestigio e benessere. Molto più tardi, la rivoluzione industriale e l'avvento della meccanica hanno reso tutto più efficiente, produttivo e veloce. L'ansia si è estesa a situazioni sempre più lontane nel tempo ed è diventata ansia del futuro. Il boom economico ha introdotto l'idea di benessere fondato sul possesso. L'inquietudine si sgancia dai bisogni reali e si orienta sull'effimero. L'ansia cresce freneticamente e si presenta come ansia di possesso. Oggi abbiamo tutto e spesso l'ansia riguarda il superamento dei propri limiti. 16 italiani su 100 hanno l'ansia di non farcela, di rimanere indietro, di venire tagliati fuori. Nei prossimi 5 anni, inoltre, l'ansia andrà diffondendosi a macchia d'olio e, dicono le previsioni statistiche, toccherà nei paesi industrializzati almeno il 25% della popolazione. Noi passiamo il tempo a metterci alla prova. Lo fanno i bambini, no? Quando cercano di superare un ostacolo, quando cercano di fare un salto più alto, quando in qualche modo gli insegniamo che la vita andrà tanto meglio quanto più prove supereremo, quanto più saremo capaci di superare le prove. Ecco, quando dentro di noi, nella nostra interiorità, si forma questa idea di essere sottoposti a prove, quanto più siamo collocati nel futuro, no, nel tempo che verrà, quanto più abbiamo aspettative sul futuro, anche sull'incontro di una serata, anche su un esame da superare, allora tanto più c'è qualcosa dentro di noi che non vuol sottostare a tutto questo. Anzi, l'ansia è proprio la malattia del rifiuto dell'inconscio a sottostare al controllo. E allora si deve partire da questo ragionamento, che noi non siamo qui per controllarci. Noi non viviamo per controllarci, non viviamo neanche per dimostrare qualcosa a qualcuno.
Chi è ansioso spesso enfatizza con gli amici le tante cose che fa. Ah, mi sono svegliato stamattina alle 7, ho portato i bambini a scuola, poi sono andato in ufficio, poi ho preparato il pranzo, poi sono andato al supermarket, poi ho preparato la cena, sono tornato a casa, poi ho dovuto dare retta a mio marito. Insomma, si vede bene come nell'ansioso la mente è occupata da fatti. E invece forse dovremmo lasciare che la mente incominci a fluire, a essere libera. L'ansia è l'opposto della contemplazione. Facciamoci caso, quando noi guardiamo un panorama, quando ci perdiamo nel panorama, quando sconfiniamo nel panorama, ecco, noi ci accorgiamo che la pace viene dal fatto che la mente non ha più pensieri, anzi che siamo identificati con la natura, anzi che siamo una sola cosa con la natura. Chi soffre di ansia non capisce che c'è troppa forza nella sua vita, ci mette troppa forza e soprattutto ci mette la forza della mente cosciente, la forza dell'io, la forza della ragione. Ragiona troppo, pensa troppo, vuole troppo da sé. Dobbiamo far scattare dentro di noi la psicologia non della pretesa, ma dell'accoglimento, non della lotta o del conflitto, ma dell'accettazione, non del mondo migliore che verrà, del futuro in cui miglioreremo, ma del mondo così com'è, dello stato attuale così com'è, della presenza così com'è. Cioè, ancora una volta si deve affermare che la psicologia della nostra essenza è una psicologia che ama il vuoto, che non ama la pienezza. Chi è ansioso vive nella dimensione della fatica, vive nell'idea che la vita richieda sforzi e che lui tutti i giorni sta scalando l'Everest a mani nude. Ma non è così. Dobbiamo immaginare che mentre noi parliamo c'è un'intelligenza profonda nel mio corpo che da una cellula fecondata mi ha portato ad essere quello che sono adesso. C'è un'intelligenza che fa battere il cuore, respirare, mangiare, dormire, crescere i capelli, vedere con gli occhi e infinite altre azioni, e le fa in questo istante. Solo io non me ne accorgo perché sono troppo occupato da me. Sono troppo preso dal mio senso del dovere eseguire gli obblighi, del faticare. No, non c'è, diceva Krishnamurti, non c'è nessuna fatica a vivere. Siamo noi che abbiamo reso faticosa la vita. E l'ansia è il simbolo di questa fatica, di questo sforzo, che deriva semplicemente dal fatto che noi ci opponiamo a ciò che c'è dentro di noi. Sono state elaborate numerose teorie sulla genesi dell'ansia. Alcune la fanno derivare da conflitti psichici già esistenti. Altre privilegiano la componente biologica, vale a dire le modificazioni di alcune sostanze chimiche presenti nel sistema nervoso, dette neurotrasmettitori. Da queste modificazioni deriverebbero poi i disturbi psicologici. I neurotrasmettitori coinvolti sarebbero noradrenalina, serotonina e GABA, acido gamma-aminobutirrico. Esperimenti svolti su animali hanno dimostrato che la stimolazione di aree cerebrali precise come il locus ceruleus, dove ci sono cellule nervose che utilizzano la noradrenalina, induce un comportamento simile alla paura, mentre la sua asportazione ne impedisce l'insorgere. Un secondo sistema neuronale presente nel raffe con proiezioni verso la corteccia e l'ipotalamo è responsabile della modulazione dell'ansia grazie alla serotonina. Il terzo neurotrasmettitore, il GABA, è potenziato dalle benzodiazepine, che sono i farmaci ansiolitici di più largo consumo. Grazie a questa azione farmacologica si ottiene una riduzione dei livelli d'ansia. Al sistema limbico, che possiamo considerare la sede delle emozioni, giungono informazioni dai sistemi noradrenergici e serotoninergici. Quest'ultimo contiene anche molti recettori GABAergici, e ciò avvalora l'ipotesi che le emozioni abbiano una base chimica. C'è un'ansia positiva, che è la reazione istintiva dell'organismo quando sta per affrontare un pericolo, come succede all'animale che fiuta nell'aria il nemico e si prepara ad affrontarlo. Quando però questo meccanismo si protrae anche dopo la fine di eventi potenzialmente ansiogeni o si instaura indipendentemente dalla situazione, si parla di ansia patologica, caratterizzata da uno stato permanente e incontrollabile di tensione che compromette le capacità operative e di giudizio. Nell'ansia abbiamo la compresenza di sintomi psichici e fisici. Psicologicamente compaiono tensione, nervosismo, eccessiva preoccupazione per sé e per gli altri, insonnia, facilità al pianto.
Gli eventi ci dominano, ostacoli e rischi appaiono insormontabili, si è preda del senso di inadeguatezza. Progressivamente aumenta la paura dei luoghi affollati, del buio, fino ad arrivare agli attacchi di panico, caratterizzati da un profondo disagio che porta alla progressiva riduzione delle attività fino alla paralisi. I sintomi somatici dell'ansia possono interessare tutto l'organismo: palpitazioni, vertigini, nausea, aumento della sudorazione, debolezza, tremori, aumento della frequenza respiratoria e coliti. I sintomi dell'ansia sono ricchi di significati simbolici. A volte il cuore batte all'impazzata, la tachicardia. È il cuore che cerca di uscire, di scappare via, di allontanarsi. Questa frenesia del cuore. È come se il cuore volesse essere ascoltato, volesse protestare. È come se tu ti dicessi devo essere così e il cuore dicesse no, 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 no. Io ricordo che avevo ancora una signora che quando le venivano gli attacchi d'ansia aveva una tachicardia che la costringeva a ricoverarsi varie volte nel pronto soccorso. E una volta in terapia mi disse: forse il mio cuore vuole dire no, 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 no a tutte le cose che non mi vanno bene. A mio marito che non sopporto più, ai figli che mi costringono sempre a dover seguire le loro esigenze, al mio capo ufficio che mi maltratta. E lei continuava a dire questo no, 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 mi amava molto bene questo cuore che batteva l'impazzata e che protestava. Il cuore spesso protesta ed è un sintomo cardinale dell'ansia perché non lo ascoltiamo, perché forse ci imponiamo di essere in un certo modo, ma i nostri affetti non sono d'accordo, non condividono. Non condividono la gabbia in cui noi ci siamo messi. A volte l'ansia si manifesta con una morsa allo stomaco, altro sintomo somatico, no? O con la difficoltà di digerire, la gastrite, no? A volte si manifesta con l'attacco di colite. E anche qui il blocco allo stomaco rivela veramente la costrizione che subiamo, no? Come se l'ansia ci rivelasse quanto noi ci autocostringiamo, quanto ci opprimiamo. A volte la difficoltà respiratoria, il respiro diventa concitato. Perché diventa concitato? Perché il respiro è la nostra parte più sottile, è legata al nostro scambiare. Non c'è niente come il respiro che ci rivela il nostro scambiare con gli altri. E questo respiro concitato ci mostra in modo molto significativo quanto noi non stiamo scambiando più, quanto noi stiamo subendo. Quindi c'è la protesta del cuore, del petto, la protesta della pancia e la protesta del respiro. Il respiro è uno dei maggiori punti di forza delle tecniche anti-ansia. Gli esercizi che qui proponiamo si possono effettuare singolarmente, in un primo momento, ove possibile, sotto la guida di un'altra persona, in seguito da soli. Ogni esercizio ha la durata di pochi minuti e può essere ripetuto anche più volte al giorno. In posizione seduta o in piedi, appoggiare entrambe le mani ai lati del torace e comprimerlo lievemente durante l'inspirazione e l'espirazione. L'intensità della compressione durante l'inspirazione sarà minore che durante l'espirazione. A gattoni, inspirare dalla bocca contraendo i muscoli addominali ed espirare dal naso distendendoli il più possibile. In piedi, con le braccia, le spalle e la testa appoggiati al muro. Respirare dal naso ed espirare rumorosamente dalla bocca, lasciando cadere le spalle e il torace. Quale ansie conosciamo più di tutti? Quali sono rimaste nella nostra anima? Quale ricordiamo? L'ansia più forte forse è quella degli esami. Perché cito gli esami? Perché gli esami